Per celebrare il raggiungimento dei 4.000 associati, ovvero comuni con meno di 100.000 abitanti, ha radunato a Napoli oltre 1.000 tra amministratori e funzionari di enti locali l'ASMEL, l'Associazione per la Sussidiarietà e la Modernizzazione degli Enti Locali. Una occasione per fare il punto con sindaci da tutta Italia, istituzioni ed esperti su temi legati alla pubblica amministrazione. In particolare, nuovo codice degli appalti, morsa burocratica sui comuni conseguente ai fondi del PNRR e la riforma dei concorsi che vede ASMEL in prima linea con le opportunità legate alla procedura dell'elenco idonei. Demetria Setaro e Francesco Pinto, consigliere nazionale e segretario generale di ASMEL, hanno dato il via ai lavori con un dibattito a cui ha preso parte il sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio dei Ministri Giuseppina Castiello e il sindaco di Benevento Clemente Mastella. Un appuntamento consueto a dicembre, ogni anno lo facciamo, ma c'è questa novità sotto l'albero ed emblematico anche il titolo ASMEL al giro di boa, superata la soglia dei 4.000 associati, quindi un dato significativo questo del superamento di 4.000 enti soci, considerato che sono 7.904 i comuni in Italia, quindi siamo la metà dei territori. E quest'anno la crescita è stata particolarmente significativa per l'associazione, abbiamo avuto un neo associato al giorno, una crescita che secondo me dimostra soprattutto l'esigenza di un'associazione che sia indipendente, autorevole, e noi lo siamo. Ci stiamo presentando i risultati della nostra attività e i motivi, le ragioni che ci portano a crescere così velocemente. Riteniamo di fare gli interessi dei nostri soci senza guardare a forze politiche, non siamo cinghia di trasmissione di nessun partito politico, i nostri comuni sono diventati i nostri soci perché si sentono rappresentati e perché abbiamo messo su una serie di servizi che gli permettono di avere autonomia nella gestione degli enti e superare le difficoltà dovute a scarsità di risorse materiali, economiche e soprattutto umane. Nel corso dell'iniziativa è stata inoltre inaugurata la quinta edizione del Master ASMEL in Project Management della Pubblica Amministrazione, percorso formativo che ha visto in 4 anni protagonisti 600 tra amministratori e funzionari.